evento che giunge alla quarta edizione a Mantova e che ha delle grandissime novità, sposate soprattutto dalle aziende che partecipano a questa manifestazione fieristica e spettacolistica, padiglione interno con una sessantina di aziende del settore, una tre giorni di spettacoli sul nostro tracciato, ospite d'eccezione quest'anno Max Biaggi. Sono le 5 del pomeriggio più o meno della domenica, eravamo a quasi 18.000 visitatori a pranzo, quindi insomma abbiamo ancora qualche ora fino alle 8 e dovremmo superare i record dello scorso anno, quindi benvenga e avanti col Mantova Motor Festival e avanti per la nostra città insomma. Un ringraziamento naturalmente a Che Energia per avere un grande ospite come Max Biaggi. A fine dell'anno scorso ho voluto fondare questa squadra di Moto3, cosa che non avevo fatto negli anni prima perché ero molto interessato a correre personalmente, ecco, da appassionato, ma facevo un po' fatica a pensare a terzi. Poi ho visto che c'era la possibilità di fare un team con le Moto3 e una collaborazione con Mahindra, che corre comunque anche nel mondiale con discreti risultati, l'anno prima ha fatto dei bellissimi risultati, e abbiamo fondato questo team con due ragazzi italiani, uno veramente giovane che ha compiuto 14 anni due mesi fa, un bimbo, l'altro invece è maggiorenne che doveva essere il nostro, come dire, fiore all'occhiello. Purtroppo la prima gara spiega vuole che sono fatti male tutti e due le mani e hanno saltato la prima gara e rientrano questa settimana a Misano. Però l'impegno, ecco, è più esteso, va dal campionato nazionale, che è questo, in Italia al campionato spagnolo, faremo delle prove anche in Spagna e il prossimo anno uno spera di andare al mondiale per portarli poi lì e dargli la vera chance. Sound made in USA! Oggi abbiamo l'onore di avere con noi la prima Camaro 2017 in occasione del 50° anniversario di Camaro e Firebird, la nuova Camaro 2017 appena importata. E oltre alle Camaro e le Firebird abbiamo potuto ammirare anche delle Charger stupende, delle Mustang sia vintage che moderne, Corvette, e pick-up di vario genere, Wrangler. Siamo riusciti a unire anche le due Camaro Transformer Bubble B, la 2010 e la 79. Questa passione devo ringraziare i miei genitori che me l'hanno trasmessa, è dal 1986 che io giro in mezzo a questo mondo. Siamo partiti dai Chevy van per poi passare all'auto americana e per questo ringrazio mio papà che mi ha passato questa passione e il mio compagno Francesco che con me condivide quella stessa passione.